È vero, eccoci qua. Stiamo veramente facendo un viaggio nella storia, nella fede e anche nella bellezza di questi luoghi che hanno accompagnato gran parte della vita di San Giovanni XXIII. Siamo con Walter Dadda, che è segretario della Fondazione, quindi collaboratore di Donezio, che è in studio con voi. Siamo qui anche per capire, prima di andare a vedere l'archivio personale del Papa, perché è stata fondata, perché è stata istituita questa fondazione, quali sono le finalità. Allora, la fondazione è nata grazie al riversamento di tutto il patrimonio scientifico di Papa Giovanni, che fu fatto nel 2000 da Loris Francesco Capovilla, Monsignor Francesco Capovilla, che fu il suo segretario sia a Venezia da patriarca che da pontefice. Iniziò a riversare questi documenti, queste carte, e per cui la diocesi di Bergamo ha deciso di creare una fondazione adatta a divulgare tutta la parola scientifica di Papa Giovanni. Quindi un archivio incredibile, perché le parole sono tante, lo vedremo proprio nel servizio, ma la cosa in esclusiva che andiamo a vedere adesso sono proprio le carte personali, autografe e soprattutto tante fotografie che il Papa stesso conservava. Vediamo il servizio. Giovanni XXIII è stato il primo pontefice a destinare il proprio archivio personale a una sede extravaticana. Prima, per consuetudine, ovviamente il pontefice lasciava le proprie carte personali a Roma e quindi la loro consultazione dipendeva dall'apertura dell'archivio segreto vaticano. Sono circa 15.000 documenti, a cui si aggiunge poi un fondo fotografico che conserva altrettante immagini, quindi circa 15.000 fotografie, un materiale molto cospicuo, in parte edito, in parte invece inedito, e che si sta appunto cercando di valorizzare. Per lui stesso a raccoglierle, di un lavoro abbastanza certosino, di recupero, di catalogazione. Le didascalie sono ovviamente in parte autografe sue, in parte di Capovilla. Questo lavoro quindi è andato avanti per una vita. Il Papa era solito a domenica pomeriggio raccogliere appunto le fotografie e creare questi album fotografici. È un hobby di una persona che comunque ha sempre avuto una grande passione storica e quindi era abituato alla conservazione della memoria. Una storia importante anche per la Chiesa. Scoppia la Prima Guerra Mondiale nel 1915, quando l'Italia entra in guerra. Roncalli, che ha svolto il servizio militare all'inizio del Novecento, viene richiamato, come tanti sacerdoti, e quindi costretto a lasciare il seminario. È lui stesso che ce lo descrive in una pagina delle sue agende. Questa invece è un'agenda che riguarda il pontificato. Siamo già abbastanza avanti, perché è del 1959, ma in realtà la redazione riguarda 1961, quindi il pontefice prende un'agenda vecchia, la ricicla per poter andare avanti con le proprie riflessioni. E ad esempio nell'agosto del 1961 segna il suo compleanno, sono 80 anni, e quindi c'è una riflessione su quello che è stato il suo percorso, che l'ha portato appunto da un paesino di Bergamo di poche centinaia di abitanti fino a Roma, e quindi fino al soglio pontificio. Eccoci qua, insomma, accompagnati dalle campane in sottofondo, possiamo testimoniarvi che quando siamo entrati in fondazione non abbiamo avuto l'idea chiusa dell'archivio in cui i documenti rimangono chiusi dentro gli scaffali, ma la sensazione è proprio quella di aver avuto a che fare con delle lettere vive, con dei documenti che ancora parlano, che vogliono essere tramandati alle generazioni future. Credo di interpretare bene, insomma, in qualche modo le finalità della fondazione. E sono a disposizione di chi vuole conoscere meglio, andare a parlare con Papa Giovanni in questo senso. Sì, certo. In sintesi, non sono i pellegrini che vengono da noi, ma siamo noi andare verso i pellegrini con tutto quello che Papa Giovanni ha scritto, e noi abbiamo il compito di divulgarlo. Un messaggio attualissimo, quello di Papa Giovanni XXIII, che ancora oggi colpisce nella sua rilettura attualissima. Da Bergamo Alta è tutto, buona trasmissione ancora e a presto. Grazie, grazie Enrico, grazie alla Fondazione Giovanni.